Il numero di persone contro la vaccinazione di se stessi e dei propri figli è aumentato negli ultimi anni e può essere frustrante ascoltare le loro affermazioni. Quindi abbiamo voluto smascherare e sfatare gli argomenti più comuni, uno a uno, per aiutarti a preparare e presentare i fatti nel tuo prossimo scontro con un antivaccinista. Why I do not vaccinate my kids. Blog entry 189. Vaccines contain MSG, antifreeze, phenol, formaldehyde, aluminum, lead and mercury. È vero, i vaccini contengono sostanze chimiche, come mercurio, alluminio e formaldeide, sostanze che possono essere tossiche. Cos'altro può essere tossico? Acqua, in grandi quantità, e lo stesso vale per le mele, il caffè o troppo di tutto, per essere sinceri. È la dose che fa il veleno. E le dosi delle sostanze chimiche presenti nei vaccini sono insignificanti. Per esempio, i vaccini contenenti alluminio, presente per rendere il vaccino più efficace, ne hanno circa 0,125 mg per dose, ma in media una persona ne assume dai 30 ai 50 mg al giorno circa, attraverso cibo e bevande. Quindi, su base giornaliera, è una quantità superiore a quella assunta tramite un vaccino. E sebbene alcune persone mettano in guardia sulla presenza di composti contenenti mercurio, come il timerosal, un conservante aggiunto nei vaccini per prevenire la crescita batterica, è stato effettivamente rimosso da quasi tutti i vaccini per l'infanzia dal 2001. Tutto ciò è stato fatto per alleviare la preoccupazione pubblica, anche se nessun documento affermerebbe che la dose presente nei vaccini sia dannosa. As a granola parent, my kids get everything natural. Quinoa crackers over Ritz any day. Because can't we just all agree that the natural route is better? So just let your child's immune system develop naturally and save them a lifetime of pain. I vaccini introducono nel tuo corpo una forma indebolita del germe, in modo tale che il sistema immunitario possa imparare a riconoscerlo. Ed è così che il corpo sviluppa le sue difese, per essere pronto successivamente a combattere un reale attacco. Ed è vero, i neonati sono in maniera naturale immuni a diverse malattie, grazie agli anticorpi che ricevono dal latte materno e ai migliaia di germi a cui sono stati esposti dalla nascita. Ma i vaccini coprono le malattie per i quali non si ha l'immunità. Ed è per questo che non ci vacciniamo per ogni singola malattia possibile, ma solo per quelle più pericolose. E i bambini vengono vaccinati in giovane età perché è il momento in cui il rischio di ammalarsi o morire è più alto. But what about allergies? My second cousin Lisa got her kids vaccinated and now they have a peanut allergy. I don't want my baby to get allergies. Nel 1997 la gente cominciò a chiedersi se esistesse una connessione tra vaccini e allergie. Così uno studio su 2500 individui di età compresa tra 5 e 6 anni ha scoperto che i vaccini in realtà hanno l'effetto opposto e sono quindi protettivi contro le allergie. I mean, how bad are the diseases that these vaccines are preventing anyways? My little sport here stuffed like a packed sausage. Got my genes, so he's built to last. If he got the measles, what's the worst that could happen? I vaccini hanno fatto un ottimo lavoro, prevenendo molte malattie, così tante che alcune generazioni non ne hanno mai avuto a che fare. Ma ecco come appaiono queste malattie senza vaccini. Nel 1967, il vaiolo fu responsabile di milioni di morti. Nel 1980 fu completamente sradicato grazie a un'intensa campagna di vaccinazione. Prima che il vaccino antipolio fosse disponibile, negli Stati Uniti venivano segnalati ogni anno dai 13.000 ai 20.000 casi di poliomielite paralitica. Ciò significa che migliaia di bambini dovevano usare supporti, stampelle, sedie a rotelle e ventilatori per la respirazione assistita. Dal 1964 al 1965, prima del vaccino contro la rosolia, ci sono stati 2100 decessi neonatali e 11.000 aborti spontanei. E dei 20.000 nati con la rosolia, più della metà diventarono sordi, oltre 3.000 ciechi e 1.800 con ritardi mentali. Per quanto riguarda il morbillo, prima che fosse disponibile l'immunizzazione, lo hanno avuto quasi tutte le persone negli Stati Uniti, perché è estremamente contagioso. L'Organizzazione Mondiale della Sanità stima che una vaccinazione regolare abbia impedito 20,4 milioni di morti per morbillo in tutto il mondo dall'anno 2000 al 2016. Ok, ma you still haven't covered autism. Gran parte dei movimenti Novax è collegato a un documento pubblicato alla fine degli anni 90 secondo il quale i vaccini provocherebbero l'autismo. Esso suggerisce un legame tra il vaccino contro rosolia, parotite e morbillo con il malassorbimento dei nutrienti nell'intestino, portando così a un incremento dei casi di autismo infantile.
Lo studio è stato in seguito dimostrato essere fraudolento e sfatato da 25 articoli di ricerca internazionale, con studi che hanno coinvolto un gran numero di persone. Per di più, 10 dei 13 autori dell'articolo originale hanno poi confutato e ritrattato le loro dichiarazioni originali su questo legame suggerito in precedenza. E sebbene sia comprensibile che i genitori vogliano proteggere i loro figli, nessuna prova supporta una tesi del genere. There needs to be a balance with the government. Parents should have a measure of choice about whether or not they should vaccinate their kids. No one knows their kid better than you do. So, vaccinating your kid only affects you and your baby. Non è proprio così. I vaccini ti proteggono e forse, cosa ancora più importante, aiutano le altre persone. Se non sei malato, non puoi diffondere la malattia a quelli con un sistema immunitario più debole, soprattutto i più piccoli o gli anziani e coloro che possono avere condizioni mediche che non gli consentono di vaccinarsi, come nel caso di chi è sottoposto a un trattamento di chemioterapia. Più persone si vaccinano e meno individui hanno spazio per i germi. Ciò significa che la loro capacità di diffusione è nulla. Questo principio si chiama immunità collettiva. E per i più vulnerabili della nostra società, l'immunità collettiva costituisce la migliore protezione. The NSA, the CIA, the FBI, big corporations, big pharma, the amount of drugs they've taken off the market trusting those suits is practically a death sentence. Le compagnie farmaceutiche guadagnano vendendo vaccini, con un profitto stimato di 24 miliardi di dollari, una cifra enorme. Ma se vogliamo parlare di soldi, uno studio ha rivelato che negli Stati Uniti tra il 1994 e il 2013 i vaccini hanno generato un risparmio netto di 295 miliardi di dollari in costi diretti e 1,38 mila miliardi di dollari in costi sociali. È vero, alcuni farmaci sono stati ritirati dal mercato dopo che sono emersi alcuni effetti collaterali dannosi. Tuttavia, i vaccini sono tra le sostanze più regolamentate che possiamo immettere nei nostri corpi, in parte perché vengono somministrati a persone sane, solitamente bambini, come misura preventiva e non come trattamento. Poi passano attraverso diverse fasi di test per vedere se sono sicuri o meno, per trovare la dose corretta e per vedere se proteggono davvero dalla malattia. In Canada e negli Stati Uniti possono essere necessari dai 10 ai 25 anni di test prima che un vaccino venga approvato e una volta sul mercato viene sottoposto a un monitoraggio costante degli effetti. La probabilità di una grave reazione a un vaccino trivalente è di circa 1 su 1 milione, che è circa 10 volte inferiore alla probabilità di essere colpiti da un fulmine. Grazie a Bill e Melinda Gates per aver sponsorizzato l'episodio di oggi. Questo video intende sottolineare l'importanza dei vaccini che salvano milioni di vite ogni anno. I vaccini sono un ottimo esempio di come la medicina e la tecnologia moderna abbiano ridotto le malattie in tutto il mondo. Ed è uno dei motivi per cui il numero di bambini che muoiono ogni anno è stato ridotto della metà e continua a scendere. Anche se a volte è difficile pensarla così, ci sono molti motivi per cui dovremmo essere ottimisti riguardo al nostro futuro. Tutto ciò diventa ancora più chiaro se mettiamo al centro i brillanti scienziati e chi si dedica all'innovazione, con l'intento di risolvere alcuni dei problemi più difficili al mondo. Se volete approfondire, date un'occhiata a gatesletter.com, dove troverete la lettera annuale di Bill e Melinda Gates, dove spiegano il perché sono così ottimisti riguardo al futuro. Grazie per averci seguito e un messaggio per i genitori. Vaccinate i vostri figli!